Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in Vita da Stefi, l'inquadratura tremenda con la lampadina sulla testa che mi fa sembrare più lucida di quanto sono, ma si fa per no, sono lucida, fa un caldo fotonico, oppure la porta chiusa per poter avere le ante dell'armadio aperte perché è giunto il momento, il video dell'armadio ci aspetta. Non so se è giusto parlare al singolare, nel senso che scopriremo solo insieme se questo sarà un video unico o saranno due. Io ho fatto la brava, ho sistemato, cioè nel senso i cassetti, ho provato a dargli un ordine logico, nei limiti di quanto possa essere logico il mio ordine mentale. Poi magari un pomeriggio ero lì sul divano e dicevo: no, aspetta, io ho risposto tutto il cassetto perché quel cassetto non mi piace sopra, mi piace sotto, mi piace di lato. Ok, ora proviamo a fare una sistemazione che io vorrei restasse il più possibile, come dire, 4 stagioni nei limiti, perché poi sono io la prima pigrona a cui fa comodo aprire praticamente al massimo due ante dell'armadio per prendere le cose e non troppe. Vi faccio un piccolo recap perché quello che vedete su questo scaffale, poi dopo vi faccio vedere meglio le cose anche nei cassetti girando la telecamera. Praticamente quello che vedete su questo scaffale sono cose che elimino di sicuro, sempre tra virgolette elimino, perché comunque insomma sapete che neanche a New York ho buttato cose se non le mutande usate e quindi non lo faccio neanche in Italia ovviamente, anche se devo dire che a New York era più facile avere proprio la certezza di dire li porto lì perché ho visto che li distribuiscono a chi ne ha bisogno. Qui sono sempre un po' più restia, sono molto combattuta perché per esempio ho sentito il video di una persona che si occupa appunto di limitare i danni dell'inquinamento da fast fashion, eccetera, che diceva che invece di mettere i vestiti nei contenitori gialli, che poi finiscono con l'andare in quei paesi del terzo mondo dove sono ormai sommersi da montagne di nostri vestiti di fast fashion di cui non si può fare nulla perché sono multimateriali, tutti sintetici che non si riciclano, alla fine forse sarebbe meglio buttarli nell'indifferenziato se non si può venderli o regalarli a qualcuno che si sa che li usa, perché almeno vanno nella discarica di casa nostra e non vanno a inquinare un paese che c'ha già del suo. Cioè che ce n'ha già tanta di roba. Io non so veramente come smaltire le cose. Ditemi anche voi che cosa fate e se ci sono delle associazioni, delle cose che sapete possano essere contattate che veramente danno una seconda vita a queste cose e non che le mettono sui container e le smistano nel terzo mondo così a caso. Vi ricordo che le cose che ho portato in parrocchia a New York sono i due pantaloni della tuta che avevo portato lì, quindi quello nero dell'Adidas e quello blu preso da Cisalfa che mi stavano larghissimi perché erano L. Adesso vi faccio vedere il terzo e quarto che stanno qui, che pure sono larghi. Poi il pantalone blu di Ralph Lauren che era tutto stinto, il pantalone quello ampio di cui vi faccio vedere il quasi gemello, ma questo me lo tengo, che vestiva veramente male perché faceva difetto e non mi piaceva più. Cos'altro ho dato via? Non me lo... delle magliette del Lidl che erano un po' tutte storte. Questa è una magliettina, mi sta stretta, lo so che mi sta stretta, ma mi piaceva troppo il colore. È una magliettina di Primark presa in America insieme a un'altra verde menta. C'era solo la S e io le ho prese perché ho detto vabbè, tanto le metto o per casa o sotto le tute, eccetera, quindi vanno bene lo stesso. Parto subito, ma sono già abbastanza convinta che questo video avrà la seconda parte. Ora vediamo. Allora, che cosa vado ad eliminare? Vado ad eliminare l'altro pantalone blu Lauren, Ralph Lauren. Io non so se si... vabbè, a parte il fatto che questo ha proprio la forma dei jeans, dei jeans, la forma del ginocchio, non si vede bene dall'inquadratura, ma vi assicuro che questo pantalone è stinto, cioè non è un blu omogeneo. È proprio consumato, il blu è completamente no, non si può tenere perché insomma si vede che è un pantalone vecchio. Ecco. Poi elimino questo pantalone
da tuta leggero blu, che comunque non metto praticamente mai perché mi trovo quasi sempre a mettere o i pinocchietti come quello che ho addosso adesso, che sono comunque larghi, vecchi, ma che non ho trovato la sostituzione e me li tengo ancora per un anno e poi vedremo che cosa trovo. Ma questo non lo metto praticamente mai e quindi vado ad eliminarlo. Poi questi sono i pantaloni larghi. Questo è il pantalone grigio dell'Adidas della stessa taglia, anzi questo mi va addirittura più largo di quello nero che ho eliminato a New York, che avevo comprato sempre a New York nel 2018. Questi sono intatti, non si sono minimamente consumati, ma mi stanno talmente larghi che mi cadono di dosso, cioè proprio sto a fare così. Quando ci sono uscita a New York con la mia amica nella prima settimana, li tenevo fermi col marsupio perché altrimenti scendevano. Ecco, cioè proprio una situazione inguardabile. Stesso discorso per questo pantalone della tuta di Zara, che in realtà non mi è mai piaciuto più di tanto perché ha il cavallo bassissimo e quindi fa veramente un brutto effetto. Se ne va anche lui. Il mio pantalone dei viaggi, che non si è fatto questo viaggio, questo è quello che si erano rotte le zip. Le avevo tagliate, però indossandolo si vedeva il fatto che era tagliata la zip. È consumato abbastanza. Questo è un pantalone di H&M di tessuto tecnico che ha più di 10 anni, secondo me 12 o 14. Ed è giunta la sua ora. Basta, ecco, ok. Poi elimino anche con la morte del cuore. La magliettina fatta da me, difettuccia, questa anche qui non si vede, cioè vi assicuro che hanno una seconda vita, potrei tenerli solo per mettere nei video questi prodotti. Questa è completamente estinta, cioè non è più il rosso brillante che vedete, è opaca, è diventata bruttissima, però questo filato che nel caso ci fosse qualcuno appassionato di uncinetto, questa è la fettuccia King di Tessiland. E adesso esiste anche nella versione Lurex. Io non nego che potrei anche prendermela una rocca di fettuccia di un altro colore, perché considerate che questa è una magliettina all'uncinetto che è stata sbattuta in lavatrice tutte le volte che l'ho lavata. E adesso, dopo tanti anni da quando l'ho fatta, la vado a eliminare perché appunto il cotone si è estinto, è tutto opaco, ha un'aria un po' vecchietta, ma ha fatto il suo dovere ampiamente, anche perché credo che nelle indicazioni non c'era di metterla in lavatrice. Io l'ho fatto senza pensarci ed è sopravvissuta per anni. Quindi se fate uncinetto e volete un filato, allora non lo posso definire proprio freschissimo, però comunque se fate un punto non troppo stretto con un uncinetto più grande, sono magliettine estive che si possono indossare tranquillamente. Stesso discorso per quel pantalone leggero blu, questo è nero, credo che fosse l'ultimo pantalone nero, diciamo, da questo punto di vista sportivo di Decathlon che mi resta, e elimino anche questo perché io praticamente metto i pinocchietti fino a un certo punto della stagione e poi passo ai pantaloni lunghi un pelino più pesanti. Questi finisco col non utilizzarli. Li tenevo per fare qualche attività sportiva, ma ho i completini Shein, adesso vi faccio vedere. Non comprati nuovi, quelli che avevo. Questa è una magliettina della Lidl che non avevo neanche portato a New York. Ecco, ho eliminato quella grigia a New York, quella grigia che avevo comprato con questa. E questo stesso discorso, sono quelle magliettine che cominciano a rovinarsi sotto. Cioè, basta, basta, c'ho abbastanza magliettine nuove, è inutile che vada in giro con la roba vecchia perché poi insomma non mi sembra il caso. Elimino anche questa felpa di Zara rossa per un motivo semplice: questa l'avevo comprata in pieno Covid, ma è pelosina e io finisco con non metterla mai perché mi dà fastidio, a meno che non ci metta sotto qualcosa di liscio, tipo una maglia a maniche lunghe, però è abbastanza corta, non la uso, non la uso. Stesso discorso, anche se non è pelosa questa. Per questa maglia di Zara, queste sono comprate insieme sempre durante il Covid. Cioè, di cose da casa ce ne ho altre. Queste mi danno fastidio, soprattutto per casa, perché
I colli alti non li sopporto perché io sono un po' impicciosa. Ma impiccioso è un aggettivo che si capisce in tutta Italia o sono napoletano? Ok, cioè mi danno fastidio le cose, sono una un po', ecco, rompi, ecco, tanto per tradurre bene. Elimino anche la felpa Lidl, questa era una felpa Lidl da uomo, blu. È lunghissima, è molto pesante e soprattutto so che è una cosa strana a proposito di essere impicciosi. Credo che si stia arrugginendo la zip, comunque fa un brutto odore di metallo che è anche simile a un odore di pesce marcio. Ho passato delle giornate con questa cosa addosso a chiedermi: ma da dove viene questo odore? Vado a fare una doccia, mi vado a deodorare. Ok, no, è la zip di questa cosa, quindi basta, se ne va, non la voglio più vedere. Ecco, capite il problema. Ora io stoppo un attimo la registrazione, giro la webcam e vi faccio vedere come ho sistemato i cassetti. Allora, siamo alla cassettiera piccola, quindi la prima che avevo messo, quella da tre cassetti. E qui ci sono le maglie invernali che non metto appese perché si sformerebbero, comprese le magliettine, queste qui sottili, sottili ma super calde di Uniqlo che vi consiglio perché questa grigia che avevo infilato all'ultimo momento in valigia è stata salvifica proprio nei giorni di aprile in cui avevo freddo. In questo secondo cassetto ci sono le cose calde, cioè nel senso proprio di sciarpe. Oddio, scusate, stavo inquadrando la cosa sbagliata. Sciarpe, cappelli e calzettoni peluciosi. Però qui farò una bella scrematura, nel senso che anche questa è fatta all'uncinetto. Se quest'inverno non indosserò alcune di queste cose, i calzini li indosso e mi riferisco a sciarponi e cappelli, quelle che non indosso andranno via. Poi abbiamo l'ultimo cassetto, che contiene qui i foulard e le sciarpe, diciamo estive, leggere. Poi lì in fondo, in quelle scatole, ho messo i completini reggiseno e slip scomodi, quelli col ferretto imbottiti, che io devo provare per capire se li sopporto ancora oppure li devo eliminare tutti. Ma sicuramente in un periodo caldo come questo è inutile che faccia questo esperimento perché mi danno fastidio anche i reggiseni morbidi e non costringenti. Qui ho messo i completini, questi qui comprati per andare in giro a Central Park, i ciclista, i pantaloncini con le magliettine comprati a New York, e i due completini, questo e questo, presi su Shein che hanno il pantalone lungo. E questi sono completini da allenamento vero e proprio, sia che vada fuori, sia che faccia Pilates o altri esercizi in casa. E qui abbiamo finito. Andiamo un po', dopo vi faccio vedere questa parte su che deve scendere giù. Allora, questa è l'altra cassettiera, quella da quattro cassetti. E qui sopra ci sono appoggiati i jeans. E i jeans, dopo ve li faccio vedere meglio, non devono ancora andare in cassetti o armadio perché. No, uno sì, perché l'ho anche già indossato, cioè nel senso è quello che avevo portato a New York, ma gli altri devo provarmeli per capire se ci devo fare l'orlo. Poi, qui abbiamo sempre il cassetto dell'intimo con reggiseni, slip, eccetera, che è rimasto com'era. Nelle mie fissazioni ho spostato completamente nel secondo cassetto. Ci ho messo i pigiamini, come vedete. Allora, questi sono i pigiamini estivi e anche questo. Questo è il pigiamino Victoria's Secrets e qui ci sono tutti i pigiamini, tra virgolette, invernali, dai più leggeri ai più pesanti. Come potete capire, vabbè, ovviamente ho un pigiama in uso e forse uno o due da lavare, non mi ricordo. Come potrete capire, non ho esattamente bisogno di pigiami. Questo non vuol dire che io vi possa promettere che non acquisterò pigiami in futuro, perché insomma sapete che ognuno ha le proprie debolezze nella vita. E a proposito di debolezze, veniamo al bello. Allora, questa è la roba, diciamo, l'abbigliamento sportivo da casa barra spesa, eccetera, che io ho.
Cioè, queste sono le due felpe dell'Adidas, la felpa di Uniqlo, felpa del Lidl, cose che avevo già, il resto è praticamente tutto nuovo. E sono il pantalone fucsia, quello rosso, quello celeste, quello blu che... Aspettate, lo metto qui sui jeans perché me lo devo provare che forse va accorciato. L'avevo messo qui per sistemare, ma altrimenti me ne dimentico. Insomma, tutto. Tutte le cose da tuta comprate, come vi avevo detto, potrei desiderare ancora una tuta tutta blu perché ho la tuta blu di Tommy che ha i bordi bianchi e rossi e quindi mi piace abbinata solo insieme, ma qualcosa di blu scuro, per esempio, da mettere sul pantalone fucsia, sul quale posso mettere solo la felpa bianca. O sul pantalone celeste, sul quale sì, anche qui no, posso mettere la felpa bianca, ma posso metterci anche la felpa fucsia. Vabbè, le mie manie di abbinamenti anche per quando sono vestita per casa, però insomma, capite, capite, cercate di capire. Ecco, questo è l'ultimo cassetto. Qui ci ho messo le t-shirt, quelle che uso in questo periodo, diciamo, sui pinocchietti per stare a casa. E questa è quella che vi dicevo, come quella che ho addosso, la magliettina di Primark S che ho preso perché mi piacevano i colori e quindi insomma queste quindi sono le t-shirt che metto diciamo per casa supermercato. Queste sono le tre magliettine, una, due, tre fatte da me all'uncinetto che non avevo portato a New York perché la gestione di queste cose che non possono andare in lavatrice sarebbe stata impossibile da fare a New York. E questo è un completino pinocchietto e casacchina a pois. E poi le altre cose, ho altri due o tre pantaloni, mi pare tre, come quello che ho indosso, ma sono tutti da lavare. E lì in fondo ci sono due casacchine felpe di mezzi tempi, diciamo più leggerine. E questi sono, aspettate che vi faccio vedere, i due pantaloni. Praticamente il pantalone preso in offerta da Uniqlo e il pantalone preso in Norvegia, che sono diciamo pantaloni in tessuto tecnico che possono essere utili per mezzi tempi, viaggi, insomma, tutte quelle occasioni. Adesso li risistemo, se no mi prende un colpo a vederli tutti così messi male. E quindi io e le mie ossessioni, ciao! E quindi, insomma, questi li ho messi piegati anziché tenerli appesi perché tanto, insomma, mi ricordo di averli, almeno spero, perché non è proprio detta che la mia mente funzioni benissimo. Rigiro la telecamera e vediamo il resto. Allora, purtroppo la luce da questo lato dell'inquadratura è pessima, però vi dicevo, questo è il jeans Old Navy, quello che avevo tagliato, e che ho indossato anche a New York. Questo lo metto appeso perché così si levano questi segni di piegature che ci sono, nei jeans. Questi altri invece jeans, questo come vedete c'è ancora proprio il cartellino perché era l'acquisto degli ultimi giorni. Questo si deve accorciare di sicuro. Devo prendere la piega. Questo non me lo ricordo, ma potrebbe anche. Questo è lo shaping bootcut taglia 28 di Levis. Questo non mi ricordo se va accorciato o meno, ci devo guardare e vorrei farlo con la piega perché poi ho questo, anche quell'altro che vi ho fatto vedere, vorrei farci la piega perché poi ho questo, sempre Levis. Questo è il 726 flare, questo è da accorciare, ma è già fatto così, quindi accorciarlo significa tagliare un pezzo sotto e stabilire qual è la lunghezza. Quindi questi devo prendere la misura provandomeli, ma non ho il coraggio con il caldo che fa per farci l'orlo. Ora passiamo a questa anta qui che... Aspettate, provo a posizionarvi in maniera che si veda qualcosa. Ok, allora, in questo anta qui dell'armadio ci sono al piano di sopra le vestaglie che restano tutte qui senza problemi.
E poi ci sono pantaloni e casacche metà estive e metà autunnali, perché io invece di spostare tutto l'autunnale quando sono tornata, ci ho aggiunto solo l'estivo di fianco. Tutto, facciamo un mix così, che tanto, ecco. Per cui, queste sono le cose propriamente estive. E cioè, il pantalone tendone da circo, questo è praticamente lo stesso modello, ve l'ho già detto più di una volta, del pantalone che ho eliminato a New York, però quello era bianco e blu, si vedeva di più il difetto che fa. Questi pantaloni sono tagliati uguali davanti e dietro e quindi fanno un difetto davanti, che ci si può soprassedere, voglio dire, però insomma non sono fatti benissimo, sono fatti molto in serie. Questo tra l'altro si è anche bucato un attimo sotto, quindi io lo metto comunque appeso, ma mi devo ricordare di dargli un due punti per rammendarlo, perché mi piace, me lo voglio tenere. Allora, gli altri pantaloni che io ho, che sono tutti pantaloni newyorkesi, sono i due jeans e blu di Tommy. Poi ci sono il pantalone, aspettate, il pantalone grigio e il pantalone bianco. Se avete visto il video precedente, vi ho detto che poi vi dovevo raccontare di una cosa che ho combinato e di cui mi sono accorta solo adesso. Questi due pantaloni che sono uguali, presi da Loft, li ho provati e riprovati. Ho indossato il grigio a New York e il bianco no. Ho sbagliato a prendere la taglia del bianco, quindi praticamente il grigio è taglia 6 e il bianco l'ho preso taglia 8 dopo aver provato più di una volta sia la 6 che la 8 del bianco e aver deciso in base a come mi stava il bianco quale taglia prendere di questo. Me lo ricordo bene. Però all'ultimo poi quando avevo due pantaloni uguali non ci ho visto bene, ho preso la 8 invece che la 6. L'ho provato, mi sta, questi non c'è neanche bisogno di accorciarli, mi sta un pochino più morbido, diciamo che se perdo 2-3 kg potrei doverci mettere una cintura, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Ecco, questi sono pantaloni che al momento sono comunque, pur essendo estivi, come anche questo rosa che avevo preso qui 2 anni fa, non mi ricordo. Pur essendo estivi, questi sono pantaloni troppo caldi per questo periodo. Cioè, in questo periodo io metto o il pantalone quello fresco fresco tendone da circo, oppure i due pantaloni di Tommy, quelli che non sono proprio lunghi fin giù e che sono proprio di un tessuto molto molto più sottile e riesco a sopravvivere, perché altrimenti, ecco, sarebbe un problema. Come parte di sopra ho le magliettine che sono due magliette blu, la casacchina, quella che avevo preso da Santa Madonna, questa è al rovescio, non me la fate messa. L'unica soddisfazione vera che mi ha dato un acquisto Shein, questa magliettina mi piace molto. Per le altre cose sapete che non sono più particolarmente entusiasta. Poi ci sono le magliettine, queste qui che metto, Levi's, questa di Titti, eccetera, che ho messo qui insomma per metterle sulle altre cose. Queste due, questa di Intimissimi e questa di Tommy, da mettere su un pantalone blu. Ora, unico pantalone blu che io ho è questo che vi ho fatto vedere un po' corto di Tommy. Poi ho questo jeans che è un jeans, si fa per dire, più leggero perché comunque è una roba primavera, autunno, non estate, ecco, che lasciamo qui. Poi sono indecisa se eliminare questo pantalone di Zara, che è un jeans di un tessuto comunque abbastanza leggero. Questo è una L di Zara. Io mi ricordo che mi stava largo. Facciamo così, me lo riprovo e valuto, perché se mi fa difetto, cioè che proprio se ne scende, perché questo c'ha anche l'elastico dietro, lo vado ad eliminare, per questo c'ha parecchi anni e tra l'altro
È un pantalone che stringe un po' giù, quindi non è che mi sia mai stato proprio benissimo sulla mia fisicità. Avete visto la terribile, terribile notizia che sta per tornare di moda la vita bassa? Non ci voglio pensare. Secondo me tornano anche i pantaloni tutti belli dritti, dritti a sigaretta, perché si è portato per talmente tanto tempo la gamba larga che tra poco sparisce. Sono già convinta, d'altra parte devono vendere, quindi devono alternare un po' le cose. Allora, in questa zona praticamente di roba, tra virgolette, invernale, resta il pantalone nero di Zara, che questo io non lo voglio eliminare. E poi ci sono tutti questi maglioncini, ve li ricordate, a manica lunga, che io però li lascio qui, perché tanto è inutile che li sposti. C'è la magliettina rosa di Uniqlo, questo maglioncino qui. Cioè, queste parti qui che sono comunque non da mettere in questo periodo, però non mi comportano problemi, nel senso che qui sono di qua e la roba estiva è di qua, riesco a gestirla, ma adesso vi faccio vedere che ci sono delle robe estive anche di qua, cioè dei pantaloni che adesso prendo e vi mostro. Allora, in quest'anta dell'armadio ci sono il vestito fucsia che non ho mai portato a New York, questa era tutta roba che andava stirata, la tuta che forse non mi avete mai visto addosso perché non mi andava, copricostumi, vestitino, altro vestitino, insomma tutte cose su cui dovrei decidere, ma ormai l'estate è finita, io sono stata tanto tempo fuori, adesso sto qui, anche questi due pantaloni che hanno forse 30 anni, uno nero e uno celeste di camomilla, non so per il momento che cosa farne, però li lascio qua. Qui poi ci sono il pantalone grigio che per l'inverno va assolutamente accorciato e tutti i vestitini invernali che rimangono qui. Allora, i capi estivi che ho preso dall'armadio che vi ho appena mostrato sono questo pantalone di Zara, io direi. Sì, questo pantalone di Zara color naturale che è estivo e quindi metto qui. Questo pantalone blu di lino comprato da Santa Madonna che deve incontrare un ferro da stiro per poter essere indossato. Il motivo per cui non è venuto a New York è stato perché sapevo che non avrebbe incontrato un ferro da stiro. E questa pantalone super super colorato che io mi proverò insieme a una maglia blu e valuterò poi nel caso vi faccio sapere se ho deciso di tenerlo o meno. Questo lo posso mettere praticamente solo con questa maglia blu lunga perché nella parte superiore veste un po' come se fosse un leggings, non mi fa impazzire particolarmente. Adesso vediamo un po' da questo lato. Quali sono le cose estive, le parti sopra estive che sono di qua? Ho tirato giù le cose estive, alcune delle quali non ricordavo neanche di avere. Adesso ve le mostro e le mettiamo nell'armadio qui giù, così poi le ritrovo quando voglio. Ok, allora, questa è una magliettina blu di lino, fa questo strano effetto perché è un po' come se fosse un tessuto che ha cioè un filato che ha come dei nodini, quindi sembra sbrilluccicoso, ma non lo è. Poi c'è questa magliettina qui, anche questa si può tenere, va sul blu, va sul bianco. Questa è Shein, sì, questa è la magliettina Shein. Ecco, avevo detto che mi piaceva solo quella col soffione, invece non è vero, mi piace anche questa. Mi piace meno questa magliettina bianca che ha questi disegnini con l'argento e il pizzo giù. Questa la devo provare per capire se la voglio tenere o meno. Invece già vi dico che elimino questa magliettina tutta bianca di Esmara che ha l'elastico giù e il doppio tessuto. Perché il doppio tessuto non è più dello stesso colore, non si vede in video, ma praticamente questa parte qui di cotone è rimasta più bianca di quella sotto, per non parlare del fatto che è ingiallita sotto
le braccia, e quindi questa ci saluta perché non è che uno può andare in giro. Ecco, ok, tengo questa magliettina un po' corta di Zara, semplice, però devo provarmela e capire quanto è corta e su che pantaloni la posso mettere senza avere, insomma, il problema che se mi muovo mi esce il pancino di fuori. E questo è sempre lo stesso discorso che faccio ogni volta. Questa magliettina beige, questa è tutta paillette con la scritta nera, io la tengo finché terrò il pantalone nero, quello di camomilla, perché altrimenti io non ho nessun'altra cosa su cui metterla. Per cui direi che questa me la riprovo col pantalone nero e se non sono convinta, vanno via tutte e due. Va via questa magliettina di Shein. Che sembra un'arlecchinata, in realtà non è neanche. Allora, la fantasia mi ha stufato, cioè è bella la prima volta che la vedi fotografata su Shein e poi passa la voglia di indossarla. Il problema è proprio il tessuto. Questa non è cotone, questa è non so cosa, ma fa un caldo che non si può tenere. 95% poliestere e 5% spandex. Questa è proprio calda. Sembra, non so come spiegarvi, sembra una specie di tessuto tipo liscio, ma come il micropile. È una roba che non la sopporto. Non la sopporto. Una maglietta estiva, ma che veramente non userei neanche sotto una tuta d'inverno perché, non essendo cotone, non mi piace addosso. Ecco, quindi questa se ne va. Invece resta ancora questa casacchina troppo carina, blu con i cuoricini bianchi, che addosso è molto più carina di come la vedete adesso, perché si aprono tutte queste pieghe e poi ha la fantastica prerogativa che la si lava, la si appende così ed è indossabile senza una minima maltrattatura. Quindi questa fa proprio al caso mio, me la tengo. Mi tengo per il momento, questa è al rovescio, aspettate, ve la faccio vedere. Io non voglio provare perché è una magliettina a scatola di un bel tessuto, però io ho la sensazione che sui pantaloni larghi che ho questo modello di casacchina stia proprio malissimo. Quindi questa la devo provare per valutare che cosa farne. Quando parlo di minimalismo, no, io non parlo di minimalismo in maniera seria, però credo che di essermi persa qualche passaggio da quando dicevo sono molto soddisfatta di avere poche cose nell'armadio. Non ce ne ho poche, non ce ne ho poche. E soprattutto devo capire quali uso veramente, perché averne di più di quelle che uso non ha alcun senso. Con questa massima saggezza, proprio filosofia di che io direi che vi saluto e poi vediamo se questo è un video unico oppure no. Ciao.